Buona fortuna. Supponi di aver fatto un brutto sogno. Ora è finita e questo solo conta. Là dentro dicevano che restituendo la refurtivo, rimborsandone il valore, mi avrebbero liberato prima. Già, ma dove erano i gioielli? E chi mi dava tanti soldi? Facevo solo per dire. Il mio torto, cara, è di non essermi occupata abbastanza di te, ma non temere, d'ora in poi... D'ora in poi cercherai di sorvegliarmi meglio, se ce ne fosse bisogno, ma non ce ne sarà bisogno. Non mi dirai che è tua. Vuoi prendermi in giro? Oh, niente affatto. Su, salta dentro. Se quelle arpie di là dentro potessero vedere che sorella importante ho... Dorothy Lyons esordisce con un lieve furto, rilasciata sotto custodia della sorella Giulia, colta sul fatto 2 anni dopo in una pellicceria, 6 mesi, amnistiata, arrestata 2 anni fa per furto di gioielli, condannata a 5 anni, scontati 18 mesi. Verrà rilasciata per motivi di salute martedì prossimo. Oggi? Libertà vigilata? Per 3 anni. Grazie, David, ci vediamo. Un momento, Bob. Non mi hai ancora detto perché ti interessi tanto di questa ragazza. Sto mettendo insieme una specie di archivio segreto. Per Richard Caspar? No, uso personale. Come mai? Ho pensato che potrebbe essere utile. Alla società? Soprattutto a me stesso. Sei un gran sognatore. A grandi uomini, grandi illusioni. Finirà che ti ripescheremo nel fiume. Questo non è incluso nei miei sogni. A proposito, non hai mai sognato di diventare capo della polizia? Come no, qualche secolo fa. Chissà che io non ti ci faccia arrivare. Sei nelle grazie del sindaco? Ma dipende da quale sindaco, intendi. Bob. Attento. È dinamite. Già, grazie ancora. Siamo a casa. A casa? È qui che abiti? È qui che abitiamo. Sei diventata un pezzo grosso? La segretaria di un pezzo grosso. Scapolo? Scapolo, sì. Nonché uomo politico e milionario. Oh, Martha! Vi ho visto arrivare. Questa è mia sorella Dorothy. Benvenuta, signorina. Salve.
E questi splendidi fiori? Li ha portati l'autista del signor Jensen, senza alcun biglietto. Nessuna telefonata? No, solo la posta e i giornali. Ne vuoi? No, grazie, cara, non adesso. Giulia? Sì? Come spiegherai ai tuoi amici la mia presenza? Non sei mia sorella. Non mi avrà portata qui all'improvviso una cicogna? Sta tranquilla, ho già tutto predisposto. Ho detto che vivevi altrove, presso una zia. E pensi che lo crederanno? E perché non dovrebbero crederlo? Sei bene come la gente, sempre pronta a far pettegolezzi. E questo? Chi è? Chi può essere? Il mio principale, l'avvocato Frank Jensen, all'insostituibile segretaria. Hai in mente di sposarlo? Tu che ne dici? Che sarebbe una cosa straordinaria. Esattamente come nei romanzi. Ma lui? Ti ama? Sì, lui sì. Sono io che non riesco a decidermi. Vorrai fare una doccia? Andiamo? Acqua calda, sapone, biancheria pulita. Ma certo, cara, è tutto pronto. Lo sai dove ero ieri a quest'ora? In una camerata con 600 recluse a confezionare uniformi. Lascia perdere dove eri ieri. Adesso sei qui. Dorothy, il passato ha questo di buono, che è passato. Gli altri sono di là. Grazie. Era ora che saltassi fuori. Caspar ti ha cercato. Eccomi qua. C'è Marlo alla televisione. Il mio giornale è entrato nel 30° anno di vita. E mai, mai, ripeto, esso si è battuto per una causa così importante come le elezioni di Frank Jensen a sindaco. Tutti a Bay City sanno che l'amministrazione cittadina è marcia dal vertice alla base. Tutti al municipio conoscono il nome del loro vero padrone, Richard Caspar, l'essere più nefasto della città. Un uomo che impera con la corruzione e la violenza. Da 15 anni una marea di fango sale intorno a Bay City. La verità è che coloro che voi stessi avete letto sono tutti mercenari di Caspar. Per questo io vi esorto a servirvi. Credete nel privilegio che ne abbia ancora per molto. Zitto, fammi sentire. Estraneo a ogni cricca di politicanti. Un uomo immune da ogni combutta con speculatori e gangsters. Un uomo che risanerà la nostra città. Elettori di Bay City, votate per Frank Jensen. Ah, Gray, andiamo nel mio ufficio. Allora chi tocca? Felice di rivederti, genio. Marlo è un vecchio scocciatore. Ma noi gli metteremo guinzaglio e museruola. Ho ultimato l'indagine. Faremo un bello scandalo su Jensen e la sua amica. Ciascuno di noi ha il suo tallone d'Achille. Gratta il fustigatore di costumi e trovi di sicuro il sudicione. È sempre stato così. Può darsi. Allora, cosa hai pescato? Lettere, fotografie, assegni. Ho una documentazione molto ricca, da cui risulta chiaro che tra loro non c'è niente. Che cosa stai dicendo? La ragazza è irreprensibile. O almeno sembra. Jensen deve essere un furbo di tre cotte. Straordinario. Fantastico. Questa è proprio una notizia da darsi a 7 giorni dalle elezioni. Di un po', genio. Sei capace di immaginare che ne sarà di noi se eleggeranno Jensen? Dovremo raccattare armi e bagagli e filare via di gran carriera.
Ma un uomo è un uomo e accanto a una donna come quella, poi. Non ho neanche una fotografia di Julia Lyon. Nemmeno una in cui esce dalla casa di Jensen alle 4 del mattino? Ma che razza di segretaria è? Una segretaria a modo. Si vede che ce n'è. Se volete diffamare Jensen, cercate dell'altro o altrove. Forse hai ragione, genio. Se non siamo riusciti con Jensen, riusciremo con colui che lo sostiene. Marlowe? Marlowe. È stato lui a inventare Jensen e farne un uomo politico. Se volete un consiglio, andateci piano con Marlowe. Ah, davvero, Bob? Stanotte stessa mi occuperò di lui. E tu verrai con me. Castor, non contateci. E perché? La violenza non è il tuo genere? O forse ti fa paura? No, non mi fa paura. Ma non ci credo, ecco. Se avete cervello, evitatela. Se ho cervello. Beh, tu ne hai, genio. E io mi compiaccio di averti con noi, ma vuoi sapere perché sono io a dare gli ordini qui e non tu? Perché, Castor? Perché io ho un'intelligenza pratica. Io sono un organizzatore e so decidere e agire. Capito, genio? Tu invece ponzi, mediti, non risichi e non rosichi. Ti difetta un po' il fegato, o sbaglio? Beh, sta a vedere. Leonard, e anche voi, venite. Vi ho chiamati per informarvi di come intendo agire nei confronti di quel rompiscatole di Marlowe e non soltanto nei suoi. Ebbene, genio, che cosa te ne pare della mia lezione? Ma sono lezioni che non servono alla gente che è stata al liceo e ha fatto indigestione di libri. Morirai a 90 anni nel tuo letto con $3,000 in banca, ma sarai sempre nessuno. E adesso vattene, esci a rinfrescarti un po' le idee se te ne sono rimaste. E ricordami di non mandare mai mio figlio al liceo, nel caso dovessi averne uno. Certo, Jens è onesto, ma supponiamo che venga eletto. Ingenuo e inesperto com'è, in 6 mesi al più quelli se lo metteranno in tasca e allora... No, dovrà passarne del tempo prima che Bay City diventi una città pulita. Signorina Julia Lyon? Sì. Fate bene attenzione, vi prego. Caspar sta per recarsi da Marlowe, è deciso a farlo tacere. Chiamate Jensen, ditegli che lo metta in guardia. Meglio ancora, avvisatelo voi stessa. Chi parla? Un amico. Perché vi rivolgete a me? Chi siete? Pronto? Pronto? Che cosa c'è? Oh, niente, cara, torna a dormire. Sembrava la voce di un uomo. Sì, doveva essere uno dei soliti spiritosi. Hanno tempo da perdere. Forse soffriva di insonnia. Succede a volte. Gli altri candidati fra cui dovreste scegliere sono tutte creature di Castor. Grazie, Gloria. Vi ho fatto fare molto tardi. Scusatemi. Signor Marlowe. Buonanotte, signor Marlowe.
voi. Ora è tardi. Il mio cardiologo mi ha ordinato. Dovrei già essere a letto a riposare. E invece eccovi qua, ancora in piedi, a tramare contro di me. Non crediate di farmi paura. Dovete finirla, inteso? Finirla coi vostri romanzi gialli. Quanto scrivo non è che la verità, una ben triste verità. Verità o no, smettetela. Piantatela o vi garantisco che vi tapperò io la bocca per sempre. Sentite. Sentite, ho detto. Prendi dell'acqua. Inutile, è morto. Ah, non si muore per uno schiaffo. Porta dell'acqua. Wilson ha ragione. Lo avete ucciso. Dici? Beh, l'intenzione non c'era. Ma se davvero è andata così, approfittiamone. Apri la finestra. Spalancala. Quando fa caldo si cerca un po' d'aria. Peggio per lui se gli è venuto il capogiro. Ero mezzo addormentata. Mancavano pochi minuti alle due. Lì per volevo chiamarti, ma poi non l'ho presa sul serio. Sembrava uno stupido scherzo. E invece lo hanno ucciso. Una telefonata, sia pure alle due di notte, non prova un delitto. Però, considerandone il tenore... Si direbbe che stiate cercando di minimizzare la cosa. Eppure un uomo è morto, tenente. Marlo era vostro amico. Si batteva per eleggervi. E vedete la cosa sotto un diverso aspetto. Per me è normale amministrazione. Devo procedere con cautela e con obiettività. Non posso vedere un omicidio in ogni morte accidentale. Grazie, signorina. Tornerò a disturbarvi, se mai. Sei certa di non aver mai udito prima quella voce? Per esempio qualcuno del giornale? Forse se la risentissi potrei riconoscerla. Ma è colpa mia, Frank, se t'avessi telefonato... Ma no, probabilmente le cose sarebbero andate allo stesso modo. Chissà. Devo andare in città. Comunque, grazie di essere venuto. A più tardi, cara. Ciao. Ciao. Tenente? Scommetto che non ha creduto a una sola parola di tutto quel che ho detto. I poliziotti credono sempre il contrario. È la loro prerogativa. Dite. Buongiorno, signorina. Vi ricordate di me? No, non mi pare. Mi chiamo Bob Grace. Desiderate? Che Frank Jensen sia eletto sindaco. Ah, accomodatevi. Davvero una bella casa. Grazie. Degnissima cornice. Volete dirmi perché siete qui? Ma certo, signorina, senz'altro. Sono io che vi ho telefonato stanotte. Voi. Ora insolita, vero? Ma prima ho avuto da fare. Come sapevate? Lo sapevo, non basta? Ma... Il signor Jensen è un gentiluomo, ma non capisce niente di elezioni. Io non sono un gentiluomo, ma ci so fare. Ci vuole spregiudicatezza. E voi ne avete, immagino. Da vendere. Che cosa volete? Danaro? Neanche un soldo. Allora? Un municipio che non sia un letamaio. Jensen come sindaco. Jensen è un idealista, ma voi siete un tipo pratico.
Lui ha bisogno di voi e vi paga per questo. E più gli sarete utile, meglio vi ricompenserà, dico bene? Insomma, che volete? Conoscevate Marlo? Sì. Sedete. E ascoltate. Dovete finirla, inteso? Finirla coi vostri romanzi gialli. Quanto scrivo non è che la verità, una ben triste verità è... Sentite, ho detto portare l'acqua. Wilson ha ragione, lo avete ucciso. Come ve lo siete procurato? Non vi preoccupate di questo, ma dell'uso che potrà farne Jensen. Nessun uso, signor Gray. Chi vi ha mandato? Lo stesso Caspar? Avete troppa immaginazione. Io vi fornisco un'arma. Voi servitevene come meglio credete. Questo è tutto. Questo è tutto, voi dite. È tutto gratis, eh? È troppo altruistico. Lo è tanto che non mi convince affatto. Non sempre vendo ciò che so. Per esempio, consideriamo vostra sorella. Io so quando è stata arrestata. Per il suo primo furto, per il secondo, per il terzo. E tutta... Uscite subito di qui! Ancora diffidente? Se siete venuto per un ricatto, avete sbagliato indirizzo. Il mio numero è sull'elenco. Mi chiamo Bob Grace, G-R-A-C-E. Ne riferirò al signor Jensen. Ma state pur certo che né mia sorella... Ma io qui si parla di me? Preferirei sentire anch'io, se non vi dispiace. Addio, signor Grace. Molto lieta, signor Grace. Sono Dorothy, la sorella di Julia. Lusingato, signorina. Oh, vi prego, chiamatemi Dora. Fa molto più intimo. Dorothy, signor Grace, a fretta. Oh, che magnifica giacca. Che stoffa. Vi occupate di abbigliamento maschile? Certo, ma soprattutto del contenuto. Oh, spigliata la sorellina. Ciascuno ha il suo carattere. Non dimenticate il mio telefono, Exbrook 36567. Exbrook 36567. Esatto. Solo ho tante di quelle cose per la testa. Una bella ragazza come te non dovrebbe preoccuparsi altro che di se stessa. E naturalmente dell'uomo che ama. Proprio. Io so bene che un simile argomento dovrebbe essere trattato in tutt'altra atmosfera. Violini zicani, chitarre havaiane, via discorrendo. Ma infine, che risponderesti se ti dicessi sposiamoci? Frank, non adesso, non subito. Non è questo il momento per nessuno dei due. In altre parole, no. In altre parole. Eppure tu conosci la mia situazione. Devo sistemare prima Dorothy. Sistemarla in qualche lontana contrada dove non potesse creare imbarazzi al suo eminente cognato. Pensi che abbia torto? Ma che importa, Julia? Io voglio sposare te, non tua sorella. Del resto ne abbiamo già parlato. E se questo è il solo motivo, non vedo perché rimandare ancora, a meno che non ci sia un altro uomo. Ma no, che idea.
Permesso? La porta è aperta. A che debbo quest'onore? Ecco, io non ho parlato col signor Jensen, ma se è come dite voi, che cosa potrei fare per aiutarlo a sostenere la propria candidatura? Bene, all'ombra del buon Caspar, il quale non è che un pigmeo malato di grandezza, ci sono Wilson e James. Erano presenti quando Marlo fu ucciso. Benché scaltri, sono di stoffa meno resistente. Lo Sport Club ha reso il 4% in più rispetto al mese scorso. Ecco qua, 220.000. E questo è l'Eldorado, signor Caspar. Un po' in ribasso, come del resto tanto voi che io avevamo previsto. Già. Che cosa c'è, genio? C'è il vostro amico Jensen alla televisione. Non volete ascoltarlo? Sì, facciamoci quattro risate. Va bene, Ince, grazie, puoi andare. Manda le solite bustarelle. Naturalmente starà parlando della morte di Marlo. Avevo preparato un discorso per quest'ultima trasmissione, prima che vi recasse alle urne. Ma dopo ciò che è accaduto ieri, ho deciso di farne uno assai diverso. Voi tutti sapete già di che si tratta. Un crimine è stato commesso in questa città. E dovrei dire che un altro ancora se ne sta commettendo, già che per ragioni incomprensibili solo in apparenza, le autorità si ostinano a considerare accidentale la morte di Norman Marlowe. Ebbene, io vi proverò il contrario. Norman Marlowe è stato ucciso e autore del delitto è colui che ha fatto di Bay City la città più corrotta della Confederazione. Richard Caspar. Chi ha parlato? Un bel guaio. Se Wilson e James si sono decisi a cantare, vuol dire che li hanno incastrati con delle prove più forti di loro. Fornite da chi? Qui c'è puzzo di doppio gioco. Sarà un'idea sballata, ma il nostro intellettuale deve saperne qualcosa. Se Grace è stato tanto carogna, me lo cucino io. Diamogli corda per il momento. Se è stato lui, si tradirà. E in quel caso, sta pur certo che tornerò. Tornerò per regolare il conto, costi quel che costi. L'aereo parte fra 40 minuti. Silenzio! Silenzio, signori, prego! Un annuncio della giunta. Il sindaco Robbins è stato battuto.
sindaco. Uh-huh. Mi staranno cercando dappertutto. Ah, ma è così piacevole trovarsi qui finalmente tranquilli pensando che tutto è finito. Cosa si prova a aver vinto? Dovreste saperlo. È stata un'esperienza straordinaria, quella gente, tutti quegli sconosciuti. Improvvisamente ho capito che voi, io e Frank, avevamo lavorato per loro, per aiutarli, per difenderli. E mi sono sentita fiera di me stessa. Parlate troppo. Perché l'hai fatto? Per vedere se ci stavi. Oh. E adesso? Continueremo. Bob Grace Investimenti. È tutto quello che sono riuscita a scoprire. E non ti ho fatto fare un buon investimento? Oh, vuoi la provvigione? Oh, si capisce, caro. Oh. Che? Stavo pensando, povero Frank. Chissà quante seccature gli saranno già piovute addosso, lettere, telefonate, telegrammi, senza contare gli amici dell'ultima ora. Mentre tu, eh? E quello che è peggio, senza una scusa plausibile. Vuoi fargli un favore? Sicuro. Digli di nominare David Dietz capo della polizia. David Dietz? È un bravo uomo. Credevo fosse in combutta con gli altri. In quell'ambiente non poteva muoversi, ma per essere in gamba è in gamba. Parola di Bob Grace. Certo, la parola di Bob Grace è un'ottima raccomandazione. Buonanotte, Giulia. Buonanotte, Bob. Perché non gli hai detto di entrare? Ah, non cercare di Marta, mi ha fatto la guardia per un po', ma poi ne ha avuto abbastanza e se n'è andata a letto. Non ho fiatato? Bene, andiamo a dormire, è tardi. Ah, sai, alla radio ho udito la grande notizia. Sì. Rallegramenti. Grazie. Ha telefonato Jensen. Davvero? Due volte. Non faceva che domandarsi dove potevi essere. Un bel ingenuo, vero? Che vuoi dire? Ah, che avrebbe fatto meglio a domandarsi con chi potevi essere. Con chi? Sicuro. Non vorrei farmi credere di aver incontrato il signor Grace sulla porta di casa. Perché non dormi? Non ho sonno. Vuoi qualcosa? Sì. Un bicchiere di latte? Bob Grace, voglio. Oh, cara. Non mi dirai che... Ma è assurdo, inverosimile. Lo hai visto una sola volta. Senti, io non mi aspetto comprensione, no. Solamente vorrei che tu fossi un poco più sincera. Grace piace anche a te. Ecco la verità. E questo è ingiusto. Perché tu hai Jensen, mentre io non ho nessuno. Quanto tempo ancora dovremo fare anticamera e aspettare i comodi di quello là? Sapete cosa vi dico? Ne ho strapiene le tasche di quest'altro padre eterno.
Se fossi io a dirigere questo serraglio... Che faresti, sentiamo? Ma te lo dico subito che farei. Organizzerei delle lotterie, ecco. Con le lotterie si guadagna un sacco di quattrini. E poi dividerei gli utili in tre fette. Una si capisce per ungere, un'altra per voi... E la terza in bocca a te. Fino a prova contraria le idee si pagano. Finalmente. E così? Che facciamo, genio? Per un po' di tempo un bel niente. Tu se vuoi, noi riprendiamo da dove Caspar ha mollato. E finirete in galera. Se invece dei fumetti provaste a leggere i giornali, sapreste che una quantità di cose è cambiata in questa città. Senti, non fare l'erudito. Siamo informati esattamente quanto te. Ci vorrà tempo perché le acque si calmino. E io non voglio che i quattro idioti guastino i miei piani. I tuoi piani? Ho detto proprio così. E da quando in qua sei in grado di fare piani? Diciamo da che mi è spuntata la barba. Guarda, guarda. O da che strizzi l'occhio al nuovo sindaco. Anche questo rientra nei piani. Capisco. Questo spiega tutto. Allora siamo intesi, eh? Per ora ce ne staremo tranquilli. Vuoi sapere una cosa, Bob? Sta zitto quando parlo io. Non ho sentito niente di quello che hai detto. Va bene, Greener, lo ripeterò. Mani in mano per adesso. Mano in mano, eh? Questa sì che è ben trovata. Noi ce ne stiamo a rigirare i pollici e nel frattempo il drittone... Potrei ammazzarti se volessi. Ma che soddisfazione c'è a uccidere un verme come te. No, non ne vale la pena. Quante chiacchiere. Proprio tutto il contrario di Caspar. Non rimpiangerete, spero, chi prima vi inguaia e poi vi pianta. Ma con me non succederà. È facile a dirsi. Aspettate e vedrete. Se tu volessi degnarci di una spiegazione... La polizia. Il nuovo capo è un uomo di mia fiducia. Io l'ho fatto nominare. Tra qualche giorno entrerà in carica. E allora, Leonard... dovrai cercarti altri bersagli. Cominci male, capo, se non riesci a scovare neppure un ufficio un po' più decente. C'è tempo. Bob, io non so come ringraziarti. Del resto, non sono le parole che contano. Appunto. L'hai portato tu? La prima mazzetta. Sono stato in municipio. Se continua così... Oh, continuerà, non dubitare. E per te, vita nuova. Vita nuova? Puoi diventare l'uomo più ricco di questo stato. Oh. Jensen sarà soddisfatto. Gli elettori saranno soddisfatti. E quanto a noi due lo saremo più dell'uno e degli altri messi insieme. Forse semplifichi troppo. E anche per sogno. Tu fai il tuo dovere, ripulisci la città, stronca la prostituzione, elimina ladri e banditi e fa che i contribuenti dormano sicuri nel loro letto. E tu che farai? Io mi contenterò di una dozzina di piccole e tranquille case da gioco dove la gente potrà spendere e divertirsi senza chiasso. Signorilità, discrezione e una pioggia d'oro nelle tasche di Bob Grace. E di qualche amico, se ho capito il latino. Bravo. Mi piace la gente che afferra al volo. Dimentichi due cose. Jensen possiede 6 milioni di dollari e non dipende da nessuno. Può prendere il telefono e ordinare al capo della polizia di chiudere quelle piccole e tranquille case da gioco. E dimentichi anche la banda di Caspar. Tutti tipi capaci di farti fare la fine di Norman Marlowe. Gentile da parte tua preoccuparti per me, ma ho già pensato a coprirmi le spalle. La gente ha avuto altre cose per la mente in questi ultimi tempi, le elezioni e tutto il resto. Ecco secondo me il motivo del ribasso che c'è stato negli introiti. T'ho chiesto dei rendiconti e non delle spiegazioni. Ah, si intende, dicevo così. Signor Grace, nessuna notizia del signor Carter? È vero che si trova a Città del Messico? Di tutti i paesi stranieri, il Messico è il più vicino agli Stati Uniti. Quanto abbiamo in cassa? Quale cassa? Quella del signor Caspar? Nell'ultimo conteggio fatto, circa 3 mesi fa, il signor Caspar aveva 160.000 dollari. Oh.
dove sono? Nella sua villa al mare. Sarà bene portarmeli qui. Non sono autorizzato a prelevarli. Fa niente, ne riparleremo. Prendete nota di tutti gli appuntamenti. La signora Mackin si sta per arrivare, sono ancora in vestaglia. Avanti! Santo cielo, già la signora Mackin. Ebbene, non proprio. Non mi dire che aspetti delle visite a quest'ora. Buondì, chi non muore si rivede. Siedi. Caffè, signor Grace? No, Martha. Faccio in un minuto. Signorina, sono le 9. È meglio che vi incamminiate se mia sorella è pronta. Oh, guarda in che stato sono. Si telefona prima. Volevo ringraziarti personalmente della nomina di David Deeds. Non te ne pentirai. A proposito, Frank desidererebbe parlarti. Va bene, uno dei prossimi giorni. Qualche complicazione? Nessunissima. Vuole solo conoscere chi l'ha aiutato. Lo inviterò a pranzo. Dopo di aver invitato te, si capisce. Oh, preferirei a cena se non hai niente in contrario. Ha ragione, le cene sono più suggestive. Non è vero? Allora, siete pronte? Martha dice di sì. A che ora hai fissato l'appuntamento col dottore, Julian? Alle 9:30 precise. Oh, un vero e proprio sfollamento. Ebbene, sfollo anch'io. Perché non sfogliamo insieme? Così risparmiamo un fastidio al mio angelo custode. Ma Dorothy, che stravaganza è questa? Lo studio dell'oculista si trova proprio sulla sua strada. Controllo delle diotrie, Jar. L'accompagno. Ma perderai tempo. E poi tu come torni a casa? Hai mai sentito parlare di quei veicoli chiamati tassì? Qui casa Lyon. La signora Mackenzie. Sì? Certo, ti aspetto. È tutto qui l'effetto che vi fa uscire insieme a me? Tutto. Niente più e niente meno. Eppure dovremmo intenderci noi due. E ci intenderemo. Ne dubitate? Cosa ve lo fa credere? Siamo della stessa pasta noi due. Fango. Sigaretta, prego. Sentite, io ho da fare anche voi. Perché non la smettete? Non vado da un oculista, ma da un psicoanalista. Oh, mi sembra una magnifica idea. Siete un problema, voi. Risolvetemi. Ehi, accendi i sigari. Me l'ho ridato. Fuori. Siete un po' sadica, eh? Oh, sono ardente. Ehi! Ehi! Ma non dovevate andare dal medico? Non mi sdraierò sul suo odioso divano. E dato che non posso tornare subito a casa, me ne andrò in giro a guardare le vetrine. Che ne direste di venire al mare con me? Direi che si comincia a ragionare. Vedete? Una villetta sul mare. E questa la chiamate villetta? Oh, non
vi sprecate. Ma è una reggia. Molte altre lo hanno fatto prima di voi. Vediamo se mi va. Ma sì, vediamo. E se non vi va, ne troverete degli altri di sopra. Mi va, non mi va, mi va. Ma... andate a provarvelo. Su, andate, io aspetto qui. Agli ordini. Faccio subito. Mettete giù, è pericoloso. E andiamo. Pezzo di cretina. Ma che avete nella zucca? Per un pelo non mi prendevate. Oh, sadico anche voi. Come volevasi dimostrare? Ve lo dicevo che siamo fatti per intenderci, allora. Andate a tuffarvi, smaltirete i bollori. Non ci contate. La spiaggia è laggiù. Siete certo che non verrà nessuno? State tranquilla. Smettila. Anche Giulia è stata qui? No. Bene, ho un vantaggio su di lei.
Hai una vaga idea di che ora sia? L'avrei se fossi sul divano del dottore, ma sul tuo? Coraggio. Salta nell'auto e filatene via. Lascialo al piazzale Washington. Va bene. Non muoverti, Rossa! Sei sorda? Diglielo tu, genio, che faccia la brava. Rimani. Vattene! Caspar ha pagato la cauzione anche per James. Penserà lui a sistemarti. Caspar ha pagato. Sembra vero. Alzati! Sono io che ho pagato. Per te e per James. Ecco la ricevuta. Leggi. Ma io... supponevo... Si intende, Wilson. E adesso che sai la verità, sloggia. Beh, io vado. Ha parlato a lungo prima di addormentarsi. Ha detto tutto di oggi. Che cosa esattamente? La villa, quel gangster, voi due, soprattutto di voi due. Tu le credi? Non so più a chi credere. Credimi. È te che voglio. Sei certo di non volerti entrambe? Bella, è tanto sventata. Buongiorno, Marta. Canditi, per mia sorella, ne va matta. Dov'è? Non è ancora rientrata. Possibile? Sì, signorina. Sarà lei. Beh? Sergente Ceni, della centrale di polizia. Che cosa volete? Dobbiamo interrogare una persona. Una ragazza venuta con un taxi, circa mezz'ora fa. Deve essere uno sbaglio. Nessuno è venuto qui, tranne la signorina Lyon. Capelli rossi tra i 25 e i 27 anni. Vestito e scarpe verdi. E cosa avrebbe fatto? Ha rubato un filo di perle nella bigiotteria Hathaway.
La commessa non era certa e non ci ha avvertiti che dopo aver controllato, ma aveva preso il numero del taxi. Se è mia sorella che cercate, non è qui. Permettete che dia un'occhiata in giro per sincerarmi? Anzi, ve ne prego, accomodatevi. Signore, cerca di te. Che volete? Sergente, quelle perle sono mie. Perle artificiali, $95 imposta compresa. Atuei. Che coincidenza. Su, infilatevi un vestito e andiamo. Giulia, aiutami. Vi prego, è malata. Rimborserò io stessa, ve lo giuro. 5 minuti. Lascio la porta aperta, se non vi dispiace. Giulia, Dorothy, hai promesso. Hai promesso. Datemi il 449. Bessie, sono Giulia. Devo parlare subito col signor Jensen. Sì, aspetto. Bessie, non importa. Non dirgli che ho telefonato. Di qua. $3,000 più $4,000. Ehi, Grace, la signorina Lyons. Riprenderemo più tardi. Bob, devi aiutarmi. Doro è stata arrestata. La solita storia? Purtroppo. Sono venuti a casa e l'hanno portata via. Raccontami. Aveva rubato una collana. Un certo sergente Cheney è comparso verso le 5 e l'ha trascinata alla centrale. Pronto? Dite, ancora lì? Bob Grace. David, c'è una ragazza alla centrale, Dorothy Lyons, LYONS. Pare che abbia rubato un vezzo di perle. Deve essere immediatamente rimessa in libertà. Non è possibile. Mi salterebbero tutti addosso. Bene, saltino pure, faranno esercizio. Insomma, è un ordine di Jensen. D'accordo, richiamami quando vuoi. Non posso crederci. A cosa? Tu dai ordini a Dick. E tutto il resto, questa casa e quanto accade qui.
È la casa di Caspar. E dato che lui è nel Messico. Dunque, le voci che corrono su di te sono vere. Io non volevo crederti. Niente è mutato, niente. E sono stata io a dire a Frank di nominare Ditz capo della polizia. E questo perché tu potessi avere mano libera. Caspar non c'è più, ma per il resto è lo stesso. Finché la gente giocherà sarà sempre lo stesso. Se non lo facessi io lo farebbe un altro. Se mi restasse un po' di dignità e di coraggio dovrei correre immediatamente da Jensen. E cosa risolveresti? Per un po' forse. Ma prima di me c'è stato Caspar e dopo ci sarà qualcun altro. Apri gli occhi. Qui ci sono soldi per tutti. Pronto? Come mi regolo per i documenti? Di questo parleremo domani. Adesso mi interessa solo che la ragazza sia qui al più presto. Va bene, buonanotte. Arriverà fra un'ora. Servizio a domicilio. Glielo dirai, agenzia? Sai bene di no. Per due ragioni. La prima è Dorothy e la seconda? Lascia andare. Avevo ragione, sì o no? Perché mai avrei dovuto rubare delle perle false? Giulia, mia cara, tutto è a posto. Bob ti ha fatto rilasciare. Oh, grazie, grazie. Mi hai salvato la vita. Un'ora di più e sarei morta. Dimentichiamo. E per far prima, che ne direste di un brindisi? Ma sì, li diamo! Viviamo nei lieti calici. Che splendida madone. Non mi ospiteresti per un po'? Un'idea assennata. Non ti pare? Come tutte le idee di Dorothy. Oh, Bob potrebbe assumere una governante. Vecchia e brutta, si capisce. Cara, penso che starai molto meglio a casa tua. Su, vuota il tuo bicchiere. È tardi e dobbiamo andare. Va bene, va bene. Ma non mi do per vinta, sai? Credevo in voi, Diz, nell'identità dei vostri ideali con i miei. Ma che può esserci liberati di Caspar se un'altra ha preso il suo posto e voi gli obbedite? Il fatto è che nessuno doveva saperlo, non riesco a... Questo non c'entra affatto, io l'ho saputo. Desidero un rapporto completo entro domani, dovesse costare a me il mio incarico e a voi la retrocessione. Sì, signore. Però Grace mi aveva detto che la cosa interessava voi. E gli avete creduto? Per la verità, io ho sempre pensato che voi e Grace... Basta così. Sì, signore. Giulia, vuoi venire qua? Subito. Che c'è, Frank? Scusami se sarò brusco, Giulia. Ho saputo dell'arresto di Dorothy e quel che è peggio del suo rilascio. Non dovevano arrestarla. È malata, e l'ho detto anche, ma è stato inutile. C'è una denuncia contro di lei e un mandato di cattura. Il governatore mi ha dato tempo fino alle 5 di domani per deferirla al tribunale e procedere secondo la legge. Il governatore? Il governatore. Che potrebbe anche denunciarmi. Era o no in libertà vigilata? Tu non immagini che cosa significherebbe per lei dover tornare in carcere. Sai cosa ha detto lo psichiatra? Che la sua ragione è affidata a un filo e che il minimo shock potrebbe... Farò tutto quanto in mio potere perché venga trattata con il massimo riguardo. La faremo mettere in osservazione. Va bene, Frank. Allora che devo fare? Devi condurla là domani. Vorrei evitare di mandarla a prendere dalla polizia. Giulia,
sai, vero, ciò che provo per te. E non è certo per questo che ti vorrò meno bene. Grazie. Sei tanto caro, Frank, come sempre del resto. Non è molto difficile esserlo con chi si ama. La signorina sarà contenta. Certo. Ah, questi ci penso io. Oh, Giulia, sei in anticipo. Già. Ti piacciono qui? Ma certo, cara. Beh, Marta, nessuna telefonata. Sta benissimo, non trovate? Come vado? Ah, splendidamente. Ho dormito come un ghiro. No. Sono stata da Frank. Non so come dirtelo, ma... dovrai tornare laggiù domani. Tornare in prigione? Sarai trattata con ogni riguardo, cara. Avrai giornali, sigarette, quel che vorrai. Se Dio verrà a trovarti più che potrò. In una cella a pagamento, con la radio, il termosifone e le inferriate alle finestre, vero? Elettro, shock e docce fredde. Ascoltami. Le conosco tutte. Sono state in quelle modello e nelle altre, dove si porta l'uniforme e dove no. Sono un esperto ormai. È necessario, Dor. Ho fatto di tutto. E tu lo sai, ho fatto quanto era in me perché questa volta tu potessi evitarlo. Ma purtroppo non ci sono riuscita. La verità è che vuoi sbarazzarti di me, perché vuoi Bob per te sola. Ma lascia stare Bob, ti prego. Basta premere un bottone e l'ingombrante sorellina viene spedita in galera. L'ingombrante sorellina, tu dici? Ma chi è stata ad aver cura di te da che papà è morto? No! Avere cura di me, come no? Affidandomi a delle domestiche o a delle infermiere. Dovevo pur guadagnarmi la vita. Certo, e diventare qualcuno, e salire, far soldi, far carriera. E un bel mattino, svegliandoti, trovare il tuo ritratto sulla copertina di Time. Ti ho dato tutto ciò che ho potuto, Dorothy. Oh, perché avevi rimorso, cara. Questo solo è il vero motivo. Sai bene come è cominciata. Il famoso braccialetto della povera mamma. Doveva averlo io. E invece tu me lo prendesti. Allora ne rubai uno uguale. E fu questo l'inizio. Ma tu che eri la causa di tutto, vuoi dirmi cosa facevi nel frattempo? Che cosa facevo, domandi? Te lo dirò subito che cosa facevo. Trattenevo il fiato ogni volta che un agente passava sotto casa. Elemosinavo l'indulgenza e la comprensione della gente per una sorella che non aveva più senso morale di una donna da strada. E a me, proprio a me, tu ora fai dei rimproveri. Ma se non avessi sgobbato e guadagnato, chi ti avrebbe cavata dai guai? Chi ti avrebbe salvata dai teppisti a cui ti buttavi in braccio? Oh, Dor. Dor. Perdonami, ti prego. Hai ragione, Giulia. Tu hai sempre ragione. Andrò a costituirmi domani. Va bene, andate pure. Che significa? È questo il modo di trattare uno come me? Ne l'ho ordinato io stesso. A scopo dimostrativo, se ti interessa saperlo. Va bene. Qualche pasticcio? Non per me, sta tranquillo. Il sindaco ti aspetta oggi alle 5. Frattanto tu cerca di rabbonirlo. O potrebbe fare qualche scoperta sull'integro David Deeds. Sii prudente, Bob. O ti manderò non un agente, ma l'intera squadra già predisposta per l'operazione Bischi. Se si tratta delle mie, come va che ci pensi solo oggi? Il solito sistema, vero? Tutto accuratamente preordinato per il ricatto.
Oh, che parola grossa. Ma si può sapere di che cosa ti lamenti? Ascolta bene. Dorothy Lyons non è che una ladra fra le tante. E tu uno fra i tanti farabutti che hanno cercato di corrompermi. Sì? Sì, vengo subito. E ricorda di presentarti al sindaco. Alle 5. Li ho prelevati come mi avevate ordinato. 30, credo. È tutto qui? No, signore. Ce ne sono altri 6.000 che tengo sempre di riserva. Dateli a me. E quella? L'ha chiesta il signor Ketter. L'avvocato di Caspar? Sì. Teme che le cassette del signor Caspar siano sequestrate come prova a carico. Che chiave è? Del forziere, della villa. Forziere? Sì, nel pavimento. Sapete, dietro il caminetto. Oh, me ne occuperò io. Dove devo segnarli quei 36.000? Puoi tenerli in sospeso. Sì, signore. Li riverserò oggi a 8. Betsy, niente più appuntamenti. Il signor sindaco non tornerà per oggi. Manda via tutti. Tutti, tranne me. Bob, Frank ti ha aspettato. Ho un'idea migliore. Vale a dire? Tu e io. Niente Dorothy, niente Jensen, niente Diz. Voglio andarmene con te. Non posso lasciare Dorothy. Perché no? Se non t'ha dato che guai. Questa non è una ragione. È a causa di Jensen? No, non è per lui. E allora cogli al volo l'occasione. Siamo a 2 ore da San Francisco e una volta là ci imbarcheremo e via. Hai paura? Sì, terribilmente. Ho 36.000 dollari con me e dopo una sosta alla villa ne avrò altri 160.000. Forse 2 giorni fa o forse 2 settimane fa, chissà. Ma ora no, Bob. Ora è troppo tardi. Davvero peccato. Saremmo stati una coppia sensazionale. Dorothy? Siete voi, signorina? Vostra sorella dorme ancora? Possibile. Ma a quest'ora, santo Dio, sarà quel calmante che le avete dato. Ho comperato un bel cespo d'insalata, ma temo assai che il mio... Dorothy! Dorothy! Cara! Marta! Marta! È fuggita! Dorothy è fuggita.
Io sono Dorothy. Beh, molto piacere. Ah, il piacere è mio. Cosa cercate qui? Siete l'amica di Bob? Dipende da quel che intendete per amica. E voi? Dipende da quel che intendete per amico. Se decidesse ad arrivare... Non che abbia nulla contro i presenti, ma gli assenti... sono più interessanti. Sa che lo state aspettando? Sfortunatamente no. Se potessi immaginare che sono qui tutta triste sul nostro divano, verrebbe di volata. Ha perso a tal punto la tramontana per voi? Qualcuno la perde sempre per me. Presto, alzatevi. Mi alzo. Infilatevi le scarpe. Non penserete mica di mandarmi via? Neanche per idea. Bob non lo farebbe. Per questo sono venuta. E lui non c'è. Verrà, non dubitate. Che bella giacca. Che stoffa. Ciao. Buongiorno. È a posto la vecchia? Sì, è a posto. Ma buttatela via adesso che avete questo transatlantico. La vecchia era di mio cugino. Devo riportargliela. Sapete quanto ci ho messo a lucidarla? 2 giorni. Però convenitene, con quella fate tutt'altra figura. E qui sopra avete l'aria di un commesso viaggiatore. Non ci avevo pensato. Signor Grace, dato che non la usate, l'altra, dico, e stasera ho un appuntamento, potrei chiedervi... Capito. A te, goditela. Ciao. Grazie. Possibile che non sia in casa? Forse dorme. E ci vuole sempre un sacco di tempo a risvegliarlo. Se Bob risponde, digli che ne hai piene le tasche di fare baldoria da sola. Oh. Ah, questo è vero solo a metà. Non sono proprio sola. Non credo che risponderà. Pronto? Pronto? Oh, finalmente, caro. Cosa stai facendo? Io sono qui. Nella villa di Caspar e muoio di noia. Perché non vieni a sollevarmi il morale? Dorothy! Dorothy! Così? Così. Mi piace.
Come sapevi dove erano? Bob non fa misteri con me. Mai visto tanto denaro in vita mia. Ed è tutta roba tua? Dal primo all'ultimo. Posso prenderne almeno uno? Ma certo, perché no? Oh. Te li sei guadagnati. Tu dici? Se ne vuoi ancora, non hai che da raccoglierli. No, così non c'è gusto. Dimmi, Dor, sei mai stata al Messico? No, mai. Ci verresti con me? Anche stasera stessa. E Bob! Aspetta. Così sciupi lo scherzo. No, devi sederti là su quella sedia di fronte alla porta e dire solamente avanti. Avanti? Avanti! Dor! E Bob? Oh, Dorothy! È tua sorella? Sicuro, è Giulia. Sempre la solita guasta feste. Ti riporto a casa. Lo so dove vuoi portarmi tu. Dorothy! Oh, tu verrai con me! Lascia stare. Non vi vergognate di abusare di un'inferma? Inferma? Che modo di definire una così cara creatura. Vieni qui, Dor. Inferma. Non ne ha davvero l'aspetto. Ecco, hai sentito che ha detto? Così allora tu saresti la mano destra di Jensen. Quella che ha tanto mestato per rovinarmi. Ho un bel conticino da regolare con te. Indietro, cammina. Veramente pensi di ucciderla? Va, Dorothy, scappa. E perché dovrei andarmene? Già, perché mai? I miei amici saranno qui fra poco e vi assicuro che ci divertiremo. Poi riprenderò la via del Messico e la piccola Dor verrà con me. È un paese ideale il Messico, fatto su misura per gli innamorati. Tu comunque siedi là e rimani ferma e tranquilla. Bella come sei, non voglio perderti di più. E tu muoviti ma adagio, perché potresti inciampare. Senti la porta e la maniglia alle tue spalle? No! Esci sulla veranda. Mi dispiace di doverti privare della fine dello spettacolo, ma è più prudente non aver testimoni. Mettiamola sul divano. Non credevo fosse tanto matta da ammazzare qualcuno. Ti sbagli. Sono stata io. Tu? Allora non perdiamo tempo. Raccogliene più che puoi. Io non vengo con te. Che vuol dire non vengo con te? Hai fatto fuori un uomo o pensi che quella non parlerà? Non è cosa che riguardi te.
Prendi il denaro e vattene. Avrai tutto quello che volevi. Tutta d'un pezzo, eh? Perdere altro tempo, vattene. Quelli di Caspar saranno qui subito. In questo stato non arriverei lontano. Oh. Ma che vuoi fare? Ecco. Datemi subito Dick. David. Sono Bob. Oh, ascoltami. Vieni immediatamente alla villa di Gaspar. Ma certo, sì, quella al mare. Con molti uomini e un'autoambulanza. Bene. Fa presto. Mi raccomando, David. Lenny. Rose, Green. Aiutatemi. Gli altri circondino la veranda. Il nostro genio è in trappola. Portiamola di sopra. Sei qui, Giulia? Sì, cara, sono qui. Ho tanta paura. Non temere di nulla, Dorothy. Nessuno vuol farti del male. Sta tranquilla. Cerca di riposare un po'. Cercherò. Giulia, tu non mi lascerai, vero? Certo che non ti lascerò. Dormi adesso. Dormi. Lassù! Voltate quella poltrona. Gray, siamo qui. È inutile. Esci di là o verremo a prenderti noi. Caspar dice che se vieni fuori lascerà in pace le ragazze. D'accordo, allora. Bob. Ciao, Padre Eterno. Scendi giù. O vedo doppio o ti stai rammollendo. Cos'è quello spiegamento di forze? Proprio tu, che ti vantavi di fare tutto da solo. Mobilitare l'intera banda per una nullità come me. Attento, genio. Eh no, il genio sei tu. Che genio? Provi a usare il cervello, bestione, ma non cercare di sforzarti. Visto che di cervello non ne hai. E va bene, te lo cerchi. Mi voglio levare il gusto di riempirti di buchi a poco a poco. The old man can still handle it, can't he? How's about the other side?
got your legs, Genius. Mani in alto! Fermi tutti! Giù le armi! Portateli via! Bob! Bob, caro! Julia? Julia? Julia! Devi vivere, Bob, devi vivere, coraggio! A che serve? La gente come me. Non dire così, non parlare. Una barella. Tu sei migliore di quel che credi. Julia.